abbrevierò la mia presentazione perché ormai è tardi e mi concentrerò sui punti essenziali che sono identificati nel titolo della mia presentazione, cioè quello della politica del farmaco e del ruolo del governo pubblico sul problema dei farmaci e del ruolo dell'industria e della interazione che c'è tra questi due aspetti, tra questi due mondi. Allora, il problema dei farmaci è un problema complesso che riguarda tanti aspetti diversi e io direi che si situa al crocevia di quattro aspetti fondamentali. In primo luogo, i farmaci sono sviluppati dalla ricerca biomedica, quindi costituiscono un aspetto importante della ricerca scientifica. Questo implica ovviamente una politica della ricerca. Secondo aspetto, i farmaci sono un prodotto industriale, cioè sono sviluppati e commercializzati, prodotti e commercializzati da aziende farmaceutiche. Quindi il problema dei farmaci e dell'accesso ai farmaci implica un rapporto tra poteri pubblici e industria privata e indica la necessità di una politica industriale. In terzo luogo, i farmaci ovviamente sono uno strumento di cura che ha un impatto sulla salute, ha un impatto in termini di benefici e anche un impatto in termini di rischi potenziali. Quindi il problema della regolamentazione dell'uso dei farmaci è un problema importante per le sue conseguenze sulla sanità pubblica. Infine, i farmaci hanno un costo perché vengono venduti, commercializzati e hanno un costo e sono una componente della spesa sanitaria. Quindi il problema del costo dei farmaci e delle modalità con cui questo viene gestito sono importanti in termini di governo della spesa sanitaria. Ricordiamo che in Italia la spesa sanitaria copre circa un po' meno del 20% della spesa sanitaria globale, quindi per un totale di circa 29 miliardi di euro annui. Ricordiamo che il 71% di questa spesa è spesa pubblica, però c'è una componente importante di spesa privata nel costo dei farmaci, che è il 29%, cioè parliamo di quasi 9 miliardi di euro di spesa privata. E questa spesa privata è dovuta in misura un po' più del 50% per le compartecipazioni, cioè quei cosiddetti ticket che vengono pagati anche per i farmaci che vengono dati dal Servizio Sanitario Nazionale. Ma un'altra parte deriva da una spesa cosiddetta out of pocket, cioè spesa privata pura che viene sostenuta direttamente dai cittadini. Allora, quindi questo è il quadro. La spesa per i farmaci negli ultimi anni è diminuita, però negli ultimi 2 anni c'è stata un'inversione di tendenza, cioè c'è stato un aumento. La spesa era diminuita perché molti farmaci erano usciti fuori brevetto e questo, come dirò, un aspetto importante del costo dei farmaci, cioè il fatto che i farmaci quando vengono prodotti, vengono coperti da un brevetto. Però ora i costi stanno aumentando e io direi che è previsto che aumentino se non ci saranno interventi importanti a livello di politica del farmaco. E perché aumentano? Aumentano perché l'industria farmaceutica si sta spostando sta modificando le sue attitudini allo sviluppo dei farmaci e sta passando dallo sviluppo di farmaci destinati a grandi fasce di popolazione per problematiche sanitarie o malattie molto diffuse che hanno un costo unitario basso, a prodotti di nicchia che sono riservati a fasce di popolazione molto ristrette, malattie molto rare, che sono estremamente costosi. Farò degli esempi. E poi c'è un problema di sviluppo di diverse tipologie di farmaci che in realtà stanno stretti nella definizione dei farmaci. Parliamo degli anticorpi monoclonali, che sono prodotti biologici, non sono prodotti di sintesi chimica, e che hanno un processo di sviluppo diverso dai farmaci di sintesi e sono molto più costosi. La cronaca ha parlato della cura che ha fatto il presidente Trump,
che si è curato con degli anticorpi, sembra, non ci sono notizie ufficiali, ma sembra si sia curato con anticorpi monoclonali, e gli anticorpi monoclonali sono anche una frontiera, quindi del trattamento, per esempio, del Covid, però sembra che la cura fatta dal presidente Trump per anticorpi monoclonali abbia un costo che si avvicina al milione di dollari per una decina di giorni di trattamento, probabilmente. Forse un po' di più. Poi ci sono altri interventi, sono le terapie geniche, cioè interventi che introducono nell'organismo dei prodotti che tendono a modificare l'impianto genico. Quindi sono terapie che magari si fanno una volta, due volte, tre volte, non sono terapie continuative, che agiscono sul patrimonio genetico. I costi di queste terapie geniche si prospettano come costi stratosferici e dirò il perché. Quindi abbiamo questo tipo di problema. Com'è che arrivano i farmaci da noi? I farmaci che arrivano da noi sono frutto di un processo di approvazione che viene svolto in Europa dalla European Medicines Agency, cioè l'Agenzia Europea dei Farmaci. Chiunque voglia vendere un farmaco in Europa, nei paesi dell'Unione Europea, deve presentare una richiesta alla European Medicines Agency. Questa è un'iniziativa dell'industria. Le industrie vogliono mettere sul mercato un farmaco, presentano la ricerca e quindi la ricerca, le ultime fasi della ricerca dei farmaci sono sviluppate dalle industrie private e presentano il rapporto costi-benefici dei farmaci. L'Agenzia Europea del Farmaco decide se approvarlo o no. E se ha delle caratteristiche che si ritiene siano utili, e solo dopo che questo è avvenuto, i farmaci possono essere commercializzati nei singoli paesi. Però ricordiamoci, l'Agenzia Europea del Farmaco approva l'introduzione sul mercato. L'FT dice che è possibile vendere questo farmaco in Europa, però la negoziazione sui prezzi, la decisione sul rimborso, la decisione sul livello di prezzo dei farmaci è materia dei singoli paesi membri. E in Italia è competenza di un'agenzia del Ministero della Salute che si chiama AIFA, Agenzia del Farmaco. Ma la ricerca si sta indirizzando ai farmaci che servono di più e sta producendo evidenze di efficacia dei farmaci. Purtroppo noi abbiamo un'evidenza che l'Agenzia Europea per i Farmaci non chiede alle aziende che presentano le ricerche farmacologiche delle ricerche che siano fatte in modo da identificare in maniera chiara farmaci efficaci e sicuri. Esiste una vasta letteratura che ci dimostra che dei farmaci approvati in Europa negli ultimi 20 anni solo una parte minoritaria, cioè il 10 o 20%, probabilmente rappresentava una innovazione rispetto ai farmaci precedenti. Questo perché? Perché un farmaco venga approvato, non deve, non si, secondo le regole dell'Agenzia Europea dei Farmaci, non deve dimostrare di essere superiore rispetto, cioè migliore, più efficace, più sicuro di un farmaco precedente. Basta che dimostri di essere più o meno uguale. Questo fa sì che la ricerca si concentra non sulla creazione di farmaci innovativi, ma si concentri sulla creazione, sullo sviluppo di farmaci che sono simili a quelli che già ci sono, che però vengono brevettati, mentre quelli che già ci sono, scadono, il brevetto scade dopo un ventennio circa. Il brevetto scade, allora arrivano farmaci nuovi, che sono nuovi certamente dal punto di vista della formula, ma sono uguali dal punto di vista degli effetti. Però questi farmaci vengono venduti a un costo superiore perché sono coperti da brevetto. Quindi 10-20, ricordiamo, 10-20%, non di più di farmaci innovativi. E il problema del brevetto dei farmaci è un grosso problema ed è un problema politico che ora si sta dimostrando, e ne parlerò più avanti, estremamente cruciale per il problema del Covid, per il problema dei farmaci.
che vengono proposti per la cura del Covid e dei vaccini che stanno arrivando. Voi state leggendo sui giornali, immagino, queste grandi promesse. La Pfizer ha detto che arriverà un farmaco che è un vaccino, scusate, i vaccini in realtà non sono farmaci, ma io ne parlo, li metto nella stessa categoria per semplificare la comprensione di chi non è un addetto ai lavori. Un vaccino che funziona al 90%, 90% poi non si sa su che cosa, comunque 90%, subito dopo 2 giorni in Russia hanno detto che il vaccino Sputnik funziona al 92%, e ieri è arrivata Moderna, un'altra azienda, che dice sì, ma il nostro funziona al 94,5%. Questi sono annunci che non corrispondono a dati disponibili per una verifica pubblica. E uno, quindi, critiche che vanno all'EMA, che all'Agenzia per i Farmaci Europea. Non richiede ricerche che abbiano stringenti finalità di maggiore efficacia e sicurezza. Non le richiede. Non ha trasparenza nella presentazione delle ricerche. Le ricerche che vengono presentate sono ricerche delle industrie, non vengono richieste ricerche indipendenti, non c'è trasparenza sul processo di controllo e di verifica dei dati. Queste critiche che sono state mosse dall'Agenzia dei Farmaci, Europea del Farmaco, finora non hanno avuto un riscontro politico, cioè nonostante l'importanza, guardate che l'Agenzia Europea dei Farmaci gestisce l'immissione sul mercato dei farmaci per 500 milioni di persone. È la più grande agenzia di questo tipo di tutto il mondo, più importante della Food and Drug Administration degli Stati Uniti. Però finora le forze politiche, anche quelle della sinistra, non hanno dedicato grande attenzione a questo argomento. Questo significa anche che manca, e questo è un altro problema, una efficace ricerca pubblica, non solo come ricerca di base, che questa c'è, ma come ricerca per lo sviluppo del farmaco che deve arrivare alla commercializzazione. Infatti una delle proposte che io ritengo sarebbe utile che a livello di opinione pubblica venisse fatta in Italia è la creazione di un'agenzia pubblica per la produzione dei farmaci. Noi avevamo in passato delle industrie farmaceutiche, ora abbiamo industrie di scarsissimo impatto, diciamo, sul mercato. E quindi questo è un problema serio e riguarda una politica della ricerca. E poi c'è il problema dei costi e dei prezzi. Come vengono stabiliti i prezzi? I prezzi vengono stabiliti dall'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco. Ora, un ragionamento molto semplice ci farebbe capire questo. L'AIFA è acquirente unico, perché la maggior parte dei farmaci in Italia, come vi ho detto prima, sono pagati dal Servizio Sanitario Nazionale. Quindi le aziende, se vogliono vendere i farmaci, li devono vendere nella grande maggioranza dei casi al Servizio Sanitario Nazionale. Quindi l'AIFA avrebbe un potere importante, è un acquirente monopolistico. Quindi se un negozio ha un solo cliente, beh, insomma, i prezzi dovrà contrattarli in maniera che il cliente ha un grande potere di contrattazione. Ora l'AIFA non usa in maniera adeguata questo potere di contrattazione. Quindi l'AIFA, come l'EMA europea, ha un rapporto subalterno nei confronti dell'industria, nel senso che potrebbe usare un approccio più aggressivo alla contrattazione dei prezzi, per esempio stabilire aste competitive, per esempio stabilire un budget fisso per farmaci che sono uguali, oppure potrebbe incentivare più di quanto non faccia i farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti sono farmaci che hanno un principio attivo uguale a quello dei farmaci, di altri farmaci invece, che sono farmaci di marca, ma sono farmaci fuori brevetto che possono essere prodotti a costi molto bassi. In Italia il consumo di farmaci equivalenti è molto ridotto rispetto ad altri paesi europei.
È chiaro che poi l'AIFA si sconta con un problema molto rilevante, che è il problema del brevetto dei farmaci. Quando un'azienda produce un nuovo farmaco e lo immette sul mercato, questo farmaco è coperto da brevetto. Il brevetto ha una durata ventennale. Il farmaco coperto da brevetto, il produttore e venditore del farmaco coperto da brevetto è un produttore e venditore monopolistico, perché nessun altro può produrre gli stessi farmaci. Questo mette le aziende in una posizione molto forte. Sul problema del brevetto dei farmaci è stato osservato da economisti come Mariana Mazzuccato, per esempio, o Joseph Stiglitz, o da farmacologi come in Italia Silvio Garattini, che una azione politica importante dovrebbe essere un'azione concertata da parte dei più importanti governi per abolire il brevetto dei farmaci. Il brevetto dei farmaci no, è un ostacolo all'accesso ai farmaci, perché induce prezzi molto elevati e produce comportamenti speculativi delle aziende farmaceutiche. Il settore farmaceutico è il settore industriale che consente i profitti più elevati. E consente i profitti più elevati in quanto le aziende, spesso usufruendo di questa posizione monopolistica, perché ricordiamoci che se il farmaco è fuori brevetto, chiunque lo può produrre. Un farmaco coperto da brevetto può essere prodotto solo da chi ha la titolarità del brevetto e della proprietà intellettuale, secondo le leggi dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Ma noi abbiamo dimostrazioni che i farmaci vengono proposti, il prezzo che viene richiesto dalle aziende per i farmaci che vengono immessi sul mercato è un prezzo che non ha nessun rapporto con i costi di produzione. Facciamo un esempio per il Covid. Il Covid, un farmaco che è stato approvato per la cura del Covid, si chiama Remdesivir. È un farmaco antivirale. Ci sono delle discussioni su quanto sia efficace o meno, perché studi più diciamo così, in fase più avanzata hanno dimostrato che potrebbe non essere molto efficace. Però questo farmaco viene proposto e ora è stato autorizzato per l'immissione sul mercato da parte dell'EMA e ora si sta trattando il prezzo in Italia. Questo farmaco è prodotto dalla Gilead. La Gilead chiede per un trattamento di 5 dosi il costo di $2,100. Questa è la richiesta che viene fatta. Ora si sta trattando, ma la richiesta che viene fatta è questa. 5 dosi, $2,100. Teniamo presente che una stima dei costi di produzione di questo farmaco, che è stata fatta da esperti di farmacoeconomia, ci dice che il costo di produzione è stimato dai 5 ai $10. Quindi il profitto che l'azienda chiede è circa è 200 volte circa il costo di produzione. Naturalmente si farà una contrattazione, però voi capite che la partenza è da livelli estremamente elevati. E questo tenete presente anche una cosa. Le aziende farmaceutiche, le multinazionali del farmaco oggi, tendono non a fare ricerche in proprio direttamente, ma a acquistare la produzione del farmaco da aziende più piccole, start-up in genere, per esempio, che fanno ricerca avanzata, ma che non hanno la possibilità di sviluppare commercialmente, di fare il marketing e di coprire tutto il processo che va dallo sviluppo del farmaco alla sua produzione industriale e alla sua commercializzazione. Tenete presente che tutti i farmaci che sono stati introdotti più recentemente dalle grosse aziende, parlo della Novartis, della Merck, della Pfizer, della Roche, in genere sono frutto dell'acquisizione di piccole società che fanno ricerca, sviluppano un prodotto, poi siccome non hanno i mezzi per poterlo vendere e produrre su larga scala,
lo cedono all'azienda farmaceutica. Il farmaco del Covid che la Pfizer ha presentato è stato prodotto così da una piccola azienda biotecnologica tedesca che, una volta avendolo sviluppato, l'ha venduto alla Pfizer, che ora lo vende a tutta Europa e a tutto il mondo. Allora, per parlare anche delle distorsioni che crea il brevetto e per parlare del futuro di competizione sui prezzi che ci aspetta rispetto alle aziende farmaceutiche, una terapia genica che è stata sviluppata per una malattia molto rara, una malattia genetica dei bambini che si chiama atrofia muscolare spinale, è una malattia che porta a un'invalidità permanente perché compromette il funzionamento della muscolatura. Questo è stato sviluppato dalla Novartis, è stato immesso sul mercato dalla Novartis, che è un'azienda svizzera. La Novartis, allora, questo prodotto è stato sviluppato dalla Geneton in Francia, piccola azienda. La Geneton è stata acquistata per 15 milioni di dollari dalla Avexis, che è un'azienda più grande. L'Avexis è stata acquistata per 8 miliardi di dollari dalla Novartis. La Novartis ha immesso sul mercato questa terapia genica, che si fa una sola volta, è un'infusione, al costo di 2 milioni di dollari. Cioè un trattamento, e questo è stato approvato dall'FDA, in America viene venduta così, un trattamento costa 2 milioni e 100 mila dollari. Ora il farmaco è stato approvato dall'EMA e si sta discutendo su qual è il prezzo, a che livello dovrà essere venduto in Europa. Ovviamente dice, ma perché le aziende tendono a dire che il prezzo non è legato ai costi di produzione? Perché le aziende dicono che il costo deve essere, c'è una nuova tendenza nel mercato dei farmaci, per cui le aziende multinazionali del farmaco dicono che il costo deve essere legato al valore. E che cos'è il valore? Il valore è il valore della... quel che risparmia, che fa risparmiare in termini di costo della vita e della salute, il farmaco alla persona a cui viene somministrato. Siccome l'atrofia muscolare spinale è una malattia invalidante, è inguaribile ed è, si muore a circa 30 anni, se io faccio la terapia genica, e si deve fare ai bambini che hanno meno di 2 anni, viene modificato il patrimonio genetico e io prevengo la malattia, allora si dice, ma qual è il costo? La Novartis dice, ma insomma, 2 milioni, perché una vita umana non costa 2 milioni di dollari? Voi capite che se a suo tempo, se quando venne introdotta la vaccinazione della poliomielite, si fosse fatto questo ragionamento, il vaccino per la poliomielite, che previene la poliomielite, dovrebbe dovuto avere un costo stratosferico. Allora, ecco perché ora c'è una campagna politica perché venga abolito il brevetto dei farmaci. E c'è una campagna che riguarda anche i problemi del Covid e i problemi della terapia del Covid. Ho già detto, ho già fatto il discorso del Remdesivir, il vaccino. Tenete presente, qualcuno, per caso mi domando se qualcuno di quelli che ci ascolta ha letto la notizia del cambiamento di valore delle azioni della Pfizer dopo che c'è stato l'annuncio del fatto che arrivava il vaccino. Dopo che c'è stato l'annuncio del fatto che arrivava il vaccino, i due più alti dirigenti della Pfizer, che come sapete le aziende farmaceutiche pagano i loro dirigenti in parte con le proprie azioni per legarli allo sviluppo del valore delle azioni. Bene, questi due dirigenti si sono venduti alcune migliaia, 150.000 credo azioni, e hanno realizzato un guadagno di 8 milioni di dollari vendendo le azioni della Pfizer, che ovviamente sono salite nel momento in cui è stato dato l'annuncio del vaccino. Ora, questo problema, guardate che questo problema del costo enorme che viene proposto per dei farmaci per il Covid,
e del costo del vaccino, perché qui si parla di miliardi di dosi di vaccino, quindi anche se il costo unitario non è elevato, si parla di valori, di somme che possono mandare in dissesto un servizio sanitario nazionale. Due governi di paesi non ricchi, come cioè l'India e il Sudafrica, hanno lanciato una richiesta all'Organizzazione Mondiale del Commercio di derogare ai brevetti e ai titoli di proprietà individuale intellettuale per tutti i farmaci e i dispositivi medici e tutte le tecnologie sanitarie necessarie a combattere il Covid. Hanno chiesto che l'Organizzazione Mondiale del Commercio dichiari che i brevetti e i titoli di proprietà intellettuale sono sospesi, perlomeno fino a che la pandemia non sia risolta. Questa proposta è in discussione. Io credo che il governo italiano debba farsi protagonista presso l'Unione Europea, perché l'Unione Europea, che ha molti seggi nel Consiglio dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, appoggi questa proposta. Perché guardate che se ci sarà una enorme disparità nell'accesso al vaccino e nei costi, non solo tra paesi, tra un paese e l'altro, ma anche all'interno dello stesso paese, perché se il Servizio Sanitario Nazionale non riuscirà ad acquistarlo per tutti, allora entreranno in funzione le assicurazioni di cui parlava Guedes. Allora questo vuol dire che siamo tutti minacciati. Il modo con cui le aziende farmaceutiche, le multinazionali farmaceutiche, utilizzano il modo con cui i prezzi vengono composti e vengono richiesti, minaccia la salute mondiale in questo momento. Quindi è necessario che tutti ci rendiamo conto che questo riorganizzare e riordinare questo sistema è un obiettivo politico importante. E l'ultima cosa che dico è che tutte queste cose e questi annunci che stanno avvenendo avvengono nella assoluta oscurità dei dati della ricerca. Noi stiamo comprando vaccini prima che questi vaccini siano stati approvati, cioè prima che il processo di ricerca che conduce allo sviluppo di un vaccino ne abbia verificato l'efficacia e la sicurezza. Quindi un'altra richiesta politicamente importante è la richiesta di prima controlli delle agenzie regolatrici sui protocolli della ricerca, trasparenza e dibattito pubblico sui dati della ricerca, che devono essere messi a disposizione di esperti indipendenti. Un'altra cosa, revisione delle trattative bilaterali tra governi e aziende farmaceutiche, perché i governi vogliono fare accordi diretti acquistando in anticipo farmaci dalle aziende, impedendo che quindi ci sia una contrattazione allargata a tutti i paesi. Se anche i paesi che non hanno risorse economiche non potranno avere accesso alle cure, noi la pandemia non la supereremo, e quindi perché siamo tutti sulla stessa barca. E quindi l'accesso ai farmaci non può essere prigioniero di strategie commerciali e di tutela della proprietà intellettuale che confliggono col fatto che qui si tratta di interventi finalizzati alla salute pubblica. Io credo che questa è una battaglia politica che l'opinione pubblica deve capire e deve sostenere, e che le forze politiche che sono interessate alla difesa della salute devono appoggiare nelle sedi opportune. E questo, dico l'ultima cosa, ci fa pensare a qual è il tipo di alleanza che può rafforzare questa coalizione per la salute e per l'accesso ai farmaci. È un'alleanza tra ricercatori indipendenti, è un'alleanza tra ricercatori, tra operatori, tra utenti, tra e cittadini, che crei una coalizione che sia più forte degli interessi commerciali che ci sono in questo campo. E io credo che questo si debba concretizzare, come ho detto prima, anche nella creazione di un'azienda, almeno di un'agenzia pubblica, almeno in Europa, ma penso anche in Italia, per lo sviluppo e la produzione dei farmaci. Questa è una sfida che ci aspetta.
E io credo che in questo momento la minima cosa che noi chiediamo come forum diritto alla salute è che il governo italiano appoggi l'iniziativa dei governi di India e Sudafrica per l'accesso al vaccino senza vincoli di tutela della proprietà intellettuale e di brevetto. Un prezzo equo che salvaguardi anche un certo livello di profitto per le aziende produttrici. Questo non è che vogliamo l'esproprio proletario, però non a questi livelli di sovraprofitti che sono incompatibili con la tutela della salute pubblica. Grazie.